Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzeni e oggi vi parlerò di Gigante di Montiprama. I giganti di Montiprama sono delle statue rinvenute in Sardegna, nel Sinis, nel comune di Cabras, e rappresentano figure di pugilatori, arcieri e guerrieri con scudo circolare ed elmi cornuti. Queste statue sono molto importanti perché risultano essere la prima forma di statuaria in tutto il Mediterraneo occidentale, prima addirittura di alcune esperienze avvenute in Grecia, quando vennero realizzati i Kuros e i Kuroi, che abbiamo studiato tutti a scuola e che dovrebbero essere in realtà i primi esempi di statuaria. Queste statue di Montiprama, dal nome di una piccola collina su cui si sviluppa il sito, il nome viene dal sardo monti, cioè colle, collina, e pram, cioè palma, perché in Sardegna crescono delle palme nane abbastanza tipiche, e quindi questa zona, questo piccolo appezzamento di terra, prende il nome da questa vicina collina. Questo sito è importante per la presenza delle statue, ma le statue non sono isolate da un qualsiasi voglia contesto. Queste statue sono state rinvenute frantumate sopra i resti di una necropoli. E qui, diciamo, la cosa si fa più interessante, perché se non avessimo avuto la necropoli, la nostra unica fonte per interpretare le statue sarebbero state le statue stesse. Mentre con la presenza della necropoli possiamo tentare almeno di collegare le figure rappresentate nelle statue con gli uomini e le donne sepolti nella necropoli. Perché ho deciso di fare questo video? Questo video è nato perché mi sto interessando dei giganti di Montiprama da, diciamo, 4 anni, anche se il tempo è molto molto di più, ma effettivamente il tempo che ho dedicato per ricostruire la panoplia di uno dei cosiddetti pugilatori, cioè una delle figure dei giganti di Montiprama, e il tempo che ho dedicato allo studio delle arti marziali applicabili a quello che poteva essere ad esempio una forma di pugilato antico, mi ha preso circa 4 anni. In questi 4 anni ho ricostruito parte della panoplia, tra cui il famoso guantone dei pugilatori e lo scudo che ho qui. Questo scudo è stato realizzato in pelle a più strati, un'intelaiatura per sostenere la forma che presentano le statue e 2 maniglie, un passante per il braccio e una maniglia centrale per reggere tutto quanto lo scudo, come mostrano dopo tutto le statue. Hanno quasi tutte, almeno quelle dei pugilatori, una posa, diciamo, in questa maniera, dove la mano sinistra poggia sopra il capo e quindi lo scudo sta, diciamo, quasi a coprire il guerriero. La mano destra, guantata, è posta sul bordo destro inferiore dello scudo e sostiene tutta la struttura in pietra. Questa probabilmente era una scelta non solo di tipo statico, cioè relativa a come sostenere questo tipo di statue, ma probabilmente era anche una posa molto importante per questi guerrieri. E dopo vi spiegherò almeno qual è la mia ipotesi su questa posa particolare. Chi sono io? Io sono Alessandro Azzeni, mi occupo di rievocazione nuragica da circa 8 anni. Da quando, ovvero, ho iniziato a frequentare l'associazione Memorie Milites di Cagliari, un'associazione di rievocazione storica e scherma storica, il cui logo vedete su questa maglietta. Nella mia esperienza
all'interno dell'associazione Memoria Milites ho dedicato diciamo tutte le mie energie allo studio della civiltà nuragica, che mi ha sempre affascinato perché è autoctona e unica della Sardegna. L'associazione si occupa anche di scherma medievale e rievocazione medievale, in particolare del XIV secolo, cioè il periodo del giudicato d'Arborea, e la guerra avvenuta tra l'Arborea, che era l'ultimo dei quattro giudicati sardi, e il Regno d'Aragona. Oltre alla scherma medievale di questo periodo, l'associazione si occupa anche di rievocazione romana e scherma militare romana e gladiatoria, e questo poi capirete perché è importante. Ho voluto fare questo video perché penso di aver osservato e ipotizzato delle soluzioni che effettivamente nessun altro fino ad oggi ha scritto o comunque su cui ha prodotto un qualche tipo di formato. Il tutto è nato dalla ricostruzione di questi due oggetti: lo scudo dei giganti, che diciamo è stato essenziale per capire lo stile di combattimento adottato, perché sullo scudo poi ci si adegua su come combattere effettivamente, e il guantone di pugilatori è stato diciamo l'elemento che più di tutti mi ha dato le informazioni per poter ipotizzare le cose che vi racconterò fra poco. La mia ricostruzione del guantone da pugilato nuragico non è la prima che sia stata fatta, come anche per lo scudo. Una bella ricostruzione è stata fatta dall'artigiano Carmine Piras, però su questa interpretazione io attualmente non concordo e vi spiegherò perché. Anzitutto analizziamo il guantone è per primo il parabraccio dei giganti di Montiprama, dei cosiddetti pugilatori, è conformato esattamente in questa maniera, cioè come vedete la mia ricostruzione potete vedere nelle statue esposte al Museo Archeologico di Cabras nell'Oristanese e nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, i pugilatori con questa protezione sul braccio destro che spunta di poco al di sotto del gomito, con una linea nella parte interna dell'avambraccio che sembra indicare dove finisce questa protezione, è un elemento sferico a protezione della mano che io ho modellato in cuoio bollito sull'esempio appunto delle statue e di alcuni bronzetti. Il mio guantone è stato realizzato con delle cuciture che permettessero di avere una sfera di cuoio rigida su cui filare la mano, e all'interno vi è un'imbottitura che semplicemente protegge la mano quando si sferrano i colpi. Questa protezione è molto diversa ad esempio da quella che ha realizzato l'artigiano Carmine Piras, o artista che dir si voglia, dove su tutto l'emisfero, la parte superiore del guantone, vi è una mezzaluna borchiata che secondo le sue interpretazioni il pugilatore impugnava per sferrare dei colpi molto devastanti e potenti. Chiaramente, secondo questa interpretazione, i colpi sferrati sono i classici diretti del pugilato moderno. Perché non concordo con questa interpretazione? Perché anticamente nel pugilato romano, e ancora prima in quello greco, e ancora prima in quello minoico, i pugni venivano sferrati con il cosiddetto pugno a martello, cioè si caricava il pugno ad esempio sopra la testa in quella che è una guardia di gomito, in cui i colpi sferrati comunque non sortiscono effetti su chi sta in guardia perché vanno ad infrangersi sul gomito
di chi sta eseguendo l'apposta. I pugilatori in antichità utilizzavano vari modi per colpire l'avversario, ma tutti questi modi erano pensati in modo da non ferirsi. Infatti il pugno a martello è quello che più di tutti permette di sferrare un colpo molto potente senza rompersi la mano. Chiaramente dando un colpo come siamo abituati a vedere nel pugilato, nella televisione, eccetera, la parte che subisce l'impatto sono le nocche, e potete ben capire che le nocche sono sicuramente più deboli della parte del dorso della mano. Per cui, secondo le testimonianze che abbiamo su come si sferrassero anticamente i colpi di pugilato, non penso che la ricostruzione fatta dal Piras sia, come dire, filologica. La seconda cosa che mi ha fatto procedere in questa direzione, cioè nella creazione di questa sfera, è che i reperti di Montiprama mostrano delle sfere assolutamente lisce, non fosse per un dettaglio nella parte inferiore del guantone. Questo dettaglio mi ha portato a cercare di ricostruire correttamente quello che vedevo nell'originale. Questa sorta di elemento che ho potuto riscontrare nelle statue assomiglia a una barretta a forma di L con uno spuntone piramidale posto al di sotto, che probabilmente serviva per rendere più potenti i colpi, cioè più dannosi i colpi, ferendo l'avversario con questa sorta di cesti romani. Cesti romani erano dei guanti utilizzati nell'antica Roma, su cui, su una, diciamo, un avvolgimento di cuoio, poi si potevano mettere delle borche e altre componenti abbastanza pericolose, e diciamo quello dei pugilatori nuragici assomiglia un po' a questo elemento, non fosse che è solo nella parte inferiore della mano e praticamente questo elemento ci dice che ugualmente i colpi venivano dati unicamente a martello, cioè con questo gesto. Il tentativo di ricostruire questo elemento alla base del guantone mi ha spinto ad accantonare questa soluzione, perché per avere questo elemento in una sfera di cuoio rigido avrei dovuto bucare la sfera, inserire questa sorta di maniglia che si capisce che i pugilatori impugnino, per poi farlo uscire da questo lato e far seguire il profilo della sfera di cuoio. Questo era un procedimento, a mio parere, inutilmente complicato, perché realizzare questo oggetto non avrebbe comportato nulla di particolarmente utile. Questo tipo di oggetto nelle arti marziali filippine viene chiamato palm stick o kubotan, ed è un bastoncino che viene utilizzato nei pugni a martello per rendere più devastanti i colpi. Si colpiscono i nervi, le parti dure come le ossa, e si procura una certa dose di dolore, potremmo dire. Questo tentativo di rimanere il più fedele possibile al reperto originale mi ha indirizzato verso la costruzione di un altro tipo di guantone. Il guantone che è stato prodotto da questa esperienza è sempre con la struttura basilare che abbiamo già visto prima, cioè questa sorta di guardabraccio, è un guanto morbido. Questo guanto morbido si è reso necessario per i motivi che ho elencato prima.
Questa è la ricostruzione a cui sono pervenuto a seguito delle evidenze del guantone osservato nelle statue. Effettivamente, con un guanto morbido imbottito, la forma sembra più o meno sempre quella di una sfera. Penso che sia abbastanza inutile cercare un livello di dettaglio esasperato in statue di questo tipo, perché probabilmente non era quello che volevano ottenere. L'elemento che si osserva nelle statue è simile a questo che vi faccio vedere. Si osserva una sorta di guardia, io l'ho colorata in rosso per farla vedere meglio, a L, come vi avevo già detto, che va al di sotto del guanto del pugilatore. Con questa barretta l'ipotesi è che i colpi venissero dati, come vi dicevo, sempre con pugno a martello. Però c'è un elemento ulteriore. Al centro di questa barretta a L si osserva una borchia piramidale. Questa borchia piramidale non trova riscontri con nessuna borchia che io abbia mai visto, bottone o simile, nei reperti nuragici in bronzo. Quindi poteva essere o di legno, o di corno, o di osso. Ma perché fare una borchia piramidale se i nuragici realizzavano dei bottoni e delle borchie coniche o emisferiche? Guardando meglio questa borchia, mi sono reso conto che effettivamente era qualcos'altro. E sono giunto a così dire l'illuminazione guardando un altro oggetto che avevo presente nel mio laboratorio. Questo è un pugnale sagamata ed è stato realizzato dagli amici del GRS Gruppo Sardegna, di cui faccio parte, con delle fusioni a staffa in bronzo. Guardando il pugnaletto e guardando l'oggetto a L che in teoria doveva essere presente nel guantone, ho capito che il manico a L non era altro che un manico a sagamata, e quindi quella borchia piramidale che io osservavo nel reperto non era altro che una sezione della lama del pugnale al sagamata spezzato. I pugilatori di Monteprama quindi non sarebbero dei pugilatori, ma sarebbero, come dire, una forma di gladiatori ante litteram. Sarebbero, come dire, dei pugnalatori, per quanto il termine non mi piaccia assolutamente. E il fatto che usino l'oggetto che si vede in quasi tutti i bronzetti delle figure maschili rappresentate nella bronzistica nuragica, cioè il pugnale e sagamata, ci permette poi di fare dei collegamenti tra le statue e le figure di guerrieri e capi rappresentati nella bronzistica. Ma questo è un altro discorso. Questa evidenza mi ha spinto a fare ulteriori ricerche su come si siano sviluppati i gladiatori, cioè proprio i gladiatori romani che conosciamo tutti, immagino, e un po' cercare di capire come combattessero dunque questi guerrieri. Chiaramente, dalle informazioni che abbiamo, sappiamo che gli uomini sepolti nella necropoli erano quasi tutti dei ragazzi morti intorno ai 17 anni di età, 18, erano abbastanza giovani, anche se per i canoni dei loro tempi sicuramente dovevano essere già uomini formati. La cosa anomala è che in questa necropoli fossero sepolti per la maggior parte dei ragazzi in età giovanile, con la totale assenza di vecchi, di bambini, pochissime donne, e questo ci testimonia che dovevano essere un po' un'elite,
non erano sicuramente la classica rappresentazione del popolo, con tutte le varie fasce d'età e i diversi ruoli. Tant'è che dalle analisi che hanno fatto gli antropologi Ornella Afonso, Luca Lai, eccetera, è emerso che questo gruppo di guerrieri aveva dei caratteri familiari, quali gli incisivi a pala, che sono condivisi in un ristretto gruppo. Non erano quindi gladiatori ex schiavi raccogliticci portati in un posto a morire, erano figure di rango, sicuramente appartenenti a un ristretto gruppo familiare. Questa evidenza getta ulteriore luce su chi potessero essere effettivamente questi guerrieri. Tornando al tema di come combattessero questi proto-gladiatori, qua lo scudo si rende necessario perché lo scudo determina un po' la modalità di combattimento insieme all'arma. L'arma nei bronzetti viene portata sempre in questo modo. I pugilatori non avevano questa fascia, quindi pensare che fosse un pugnale del sagamata quello che utilizzavano per combattere è stata veramente quasi un fulmine a ciel sereno, perché non, a parte il troncone di lama in alcuni di questi guantoni, non ci sono elementi per poter affermare questo, non fosse che diverse statue hanno sul petto e sulle gambe i segni di profonde incisioni che sono sicuramente pugnalate. Sicuramente perché queste incisioni sono state riempite con ocra rossa a simulare il colore del sangue. Nei bronzetti di Popolanica, Pitribù e Guerrieri, il pugnale del sagramata viene portato in questo modo. Alcuni hanno presupposto che il pugnale, venendo portato in questa maniera, potesse essere preso così ed estratto e pronto all'uso, ma in realtà, almeno personalmente, questa azione è inutilmente complessa quando si può prendere il pugnale del sagramata in ice pick grip, cioè in presa a rompighiaccio o presa a rovescia, e l'arma è già pronta a ferire. Tra l'altro, l'elemento che viene chiamato e dà il nome al pugnale, che è la gamma, funziona anche da guardia per le dita e tra l'altro permette di non ferirsi combattendo contro un altro personaggio che utilizzi la stessa arma. Sull'altro lato vi è quasi un terminale, un pomolo, potremmo chiamare a T, che rende l'oggetto assolutamente identico a un basalardo medievale. Vi porto l'esempio di un basalardo come paragone e ditemi se non sono assolutamente somiglianti. Questo è medievale, questo è nuragico. Questo non vuol dire che nel Medioevo abbiano copiato la forma di pugnale del sagamata per realizzare questi oggetti. Significa solo che questa era, ed è tuttora, la forma migliore per un'arma che venga utilizzata in questo modo, dall'alto in basso, con altre azioni possibili, chiaramente, non tutte solo in questa maniera, però quando si vuole sfondare qualcosa e avere molta forza, questo tipo di presa, utilizzata anche con le lance dagli opliti greci e non solo, è considerata quella più forte, quella che produce maggior potenza. Il pugnale del sagamata, quindi, veniva utilizzato, si presuppone, e le statue dei pugilatori dovrebbero in teoria confermarlo, se la mia tesi verrà accreditata, dovevano quindi combattere in questa maniera.
non avevano la fascia, quindi me la tolgo. E quindi sappiamo che il combattimento doveva essere svolto in questa maniera. I gesti possibili vanno da questa altezza a quest'altra. Oltre a questo limite si può tentare di sferrare un colpo, ma chiaramente sono dei limiti articolari, per cui non è consigliabile agire oltre questo tot di gradi. Su questo tipo di posizioni possibili si può ipotizzare come combattessero i gladiatori, i proto gladiatori di Monty Pram. Lo scudo ci racconta l'altra metà di come potesse essere il combattimento e ci testimonia, sulla base delle due maniglie, il passante e la maniglia in realtà, presenti nelle statue e nei bronzetti, come questo scudo venisse utilizzato. I bronzetti e le statue, come vi ho già detto, hanno sempre questa posizione. Nella statua, come nei bronzi, per far vedere, e nelle statue è evidente, le pugnalate subite probabilmente dalla figura del vincitore. Sicuramente lo sconfitto non dovrà rimanere in vita. Questa quindi non sarebbe una posizione di attacco, ma una posa trionfante, proprio per far vedere che i colpi sono stati subiti e il guerriero è ancora in piedi. Almeno questa è la mia ipotesi. Lo scudo, come vi dicevo, ci suggerisce il modo con cui si combattesse. Tenuto di fronte al corpo, rimane scoperto solo il volto e quando arrivano le pugnalate si solleva. Facendo così però si chiude quest'area, ve lo mostro così, non si riesce più a vedere oltre. E chiaramente il nostro avversario sarà dall'altro lato in maniera speculare a noi. Quindi o si porta di lato, ma si scopre il fianco, oppure si tiene scosceso, abbastanza lontano dal corpo, e solo nel caso di necessità ci si rifugia dietro lo scudo. In questa maniera noi siamo a nostra volta facilitati nell'eseguire le pugnalate contro l'avversario. Doveva essere sicuramente un tipo di combattimento molto crudo, quasi da bassa macelleria, come dice un amico, e sicuramente il vincitore poi otteneva un qualche tipo di onori, forse la stessa possibilità di comandare, se risulta come sto ipotizzando, cioè che queste figure di guerrieri erano anche poi nella realtà dei leader, dei capi che si sottoponevano a queste prove per proprio selezionare in maniera brutale chi fosse il migliore. E questo è quanto. Spero che le mie ipotesi vi siano sembrate convincenti e ci ritroviamo in questo canale per ulteriori video sulla civiltà nuragica, sull'archeologia sarda e, come potete vedere, su armi e armature, un po' tutti i periodi storici e di tutte le parti del mondo. Arrivederci e a presto. Ciao!